eu estou muito feliz. Nós estamos muito felizes pelo nosso filme, o documentário Legado Italiano, ter sido selecionado para o Trento Film Festival. Foram 4 anos dedicados ao projeto. De uma certa forma, ele tomou conta da minha vida. E agora é como um filho que nasce, com todo o meu carinho e com todo o meu respeito. E eu desejo agora que ele seja distribuído na Itália e que essa história sobre a imigração italiana, que aconteceu lá no final do século XIX, esses italianos que saíram principalmente das regiões do Trentino e do Vêneto e que se dirigiram para a Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil, e após todos esses anos, os inúmeros legados deixados para a cultura do meu país, para a cultura do Brasil, que essa história chegue ao maior número de pessoas possível. Esse é o meu desejo. E eu espero que vocês desfrutem do filme. Grazie mille. Tchau. Mi trovo qui in Trentino per una grande passione che è nata quando ho cominciato a studiare il vino brasiliano ed ho scoperto che in Brasile non ci sarebbe viticoltura se non ci fossero stati gli immigrati italiani, arrivati in seguito all'accordo stipulato fra il governo italiano e l'impero brasiliano, che creò un movimento di persone da qui a là, arrivate principalmente nella Serra Gaúcha, che fu la prima colonia nel 1875. Sono qui in Trentino con l'appoggio della Film Commission per fare un film sulle zone dalle quali sono partiti gli avi di coloro che abitano nella Serra Gaúcha. Oggi, per esempio, sono stata a Terragnolo, nella frazione Valduga, che è anche un cognome molto diffuso nella Serra Gaúcha, e ho colto il senso dell'architettura di quel borgo. Tutti vivevano vicini gli uni agli altri, con le case affiancate per offrire calore e protezione. Io mi chiamo Pedro Valduga Carraro, io sono da antenati che sono venuti da Terragnolo, vicino a Rovereto, frazione Valduga. Faccio l'architetto, sono l'attuale vicepresidente del Circolo Trentino di Porto Alegre. Quando gli immigrati arrivarono nella Serra Gaúcha, ricevettero lotti di terreno di 20 ettari. Era un mondo del tutto differente e molti degli attuali abitanti della Serra Gaúcha non hanno memoria di com'era il luogo da dove sono partiti i loro avi. La mia intenzione è far conoscere questi luoghi e per questo li sto visitando, Isera, Terragnolo e tanti altri, perché sono la culla della cultura che si è sviluppata nella Valle dos Vinhedos. Valle dos Vinhedos è la prima denominazione di origine del vino in Brasile ed è stata l'unica per un po'. Il DNA saiu da qui. Eu vim em busca desse DNA. E il DNA è partito da qui. Sono venuta alla ricerca di questo DNA. Oggi sono stata in un'antica segheria a Terragnolo. Per quale motivo la regione di Bento Gonçalves è famosa per essere un polo di produzione di mobili in legno? Visitando l'antica segheria si può intuire da dove sia arrivata quella fama. Qui in Trentino si possono cogliere molte sfumature di quello che è poi successo là, dove in 140 anni i coloni hanno fondato molte grandi imprese. Ma non c'è solo l'aspetto economico, perché tutto quello che è stato fatto è stato reso possibile dall'attaccamento a valori quali il lavoro, la fede, la famiglia, l'unione. Eles chegaram sem nada. E hoje è la regione più incrível do Brasil para se viver. Sono arrivati con nulla e oggi quella della Serra Gaúcha è la regione più incredibile dove vivere in Brasile, quella con il maggior benessere. Comecei a trabalhar nesse projeto em 2012.
Ho cominciato a lavorare a questo progetto nel 2012. C'è stata una coincidenza molto bella. Stavo lavorando per Rede Globo nello stesso periodo in cui veniva prodotta una telenovela intitolata Além do Tempo, Oltre il Tempo, alla quale ho collaborato alla direzione artistica che ricostruiva la storia degli italiani che arrivarono nella Serra Gaúcha. A TV Globo, eu e o Bravin. Dal contatto che si creò fra me, Rede Globo e l'Istituto Brasiliano del Vino, nacque l'idea del progetto che doveva raccontare la storia del vino in Brasile. Progetto che poi si è sviluppato perché la coltivazione della vite e la produzione del vino sono solo un aspetto dell'eredità degli immigrati italiani, eredità che si manifesta anche nella fede, nella musica. Passa pela fé, passa pela música. Ci sono tante altre ramificazioni che si possono individuare nella forza della famiglia, nel canto dei cori in chiesa, tutte espressioni di una connessione sociale che nella Serra Gaúcha non è andata perduta. C'è poi anche il dialetto italiano, che è ricchissimo ed è diventato un patrimonio linguistico del Brasile. Patrimonio brasileiro linguistico. E mi era cantor della messa. Cantea qua in italiano, in latin. Gozora i libri là in latin. Cantava di vivo, di morto la messa, due mesi sapeva. Dopo mica trucca il mestiere. E allora canto più niente adesso. Canta anche adesso. Nel 2016 il progetto ha avuto l'approvazione da parte di Globo Films, che approvò il nostro progetto. A immigrazione tem por trás dois fatores, a Revolução Industrial e a unificação italiana. Eles estavam deixando uma civilização e tinham que construir uma nova civilização. Eu aprendi que o Marzemino é o vinho ícone dessa região. Durante la mia presenza qui ho appreso che il Marzemino è il vino icona di questa parte del Trentino. È lo stesso vino esaltato da Mozart in una sua opera. Lo trovo incredibile. E a questo proposito c'è una peculiarità da sottolineare. Il terreno dove viene coltivato il Marzemino qui è basaltico, proprio come quello della Serra Gaúcha. Quindi i collegamenti fra qui e là sono incredibili. Sono collegamenti avvenuti naturalmente. La destinazione di coloro che sono partiti da qui non poteva essere la parte bassa del Rio Grande do Sul, dove si sono insediati i tedeschi. Erano proprio destinati ad arrivare nella Serra Gaúcha. Non ci sono dubbi, perché in un certo senso è una replica. Perché è una replica di una certa maniera. Hoje, por exemplo, eu estava em Terranholo e fiz umas imagens da chiesa de Santa Maddalena. Oggi sono stata alla chiesetta di Santa Maria Maddalena a Terranholo. Da lì ho girato alcune immagini nelle quali si vede tutta la vallata. Onde si pode ver o vale è igual. Il panorama è uguale a quello della Serra Gaúcha. Ovvio che le dimensioni, le proporzioni, la vegetazione sono diverse, ma il colpo d'occhio è lo stesso, senza dubbio. Questo mi fa dire che tutto ha funzionato. Alla fine hanno avuto successo in quella loro impresa. Anche per questo ci tengo ad invitare gli italiani a visitare questa piccola Italia che esiste nella Serra Gaúcha. Ne vale proprio la pena. Vale molto la pena.